Grazie Stefano. Allora sono qui con Nicoletta Canali, che è la padrona di casa e che ci racconta un po' del negozio Andros, che è un'istituzione a Monza, possiamo dire così. Sì, Andros in realtà nasce nel 1938 dal monomarca Confezioni Canali Conca in via Zucchi. Viene poi trasferito nel 1974 in via Manzoni. Ed è lì che nasce proprio il marchio Andros, che significa in uomo in greco. Successivamente, nel 2000, Andros si trasferisce in Via Italia, dove siamo oggi. Siamo qui a parlare un attimo con voi del corner del Monza e dei nostri fiori all'occhiello, che sono la cerimonia uomo, ma non solo. Non solo la cerimonia uomo, ma anche il quotidiano. E nel 2016 inseriamo l'abbigliamento femminile. Quindi non si tratta più solo di Andros, ma, che significa uomo, ma di Androse, che significa in inglese buon augurio. È un buon augurio per tutti. Ecco, la cittadinanza monzese però mi dicevi in precedenza, telecamere spente, che non ha ancora capito questa cosa, che c'è anche abbigliamento da donna, quindi bisogna spiegarlo a chi ci sta ascoltando e vedendo, soprattutto che da Andros si trova anche abbigliamento da donna. Abbigliamento da donna sia nella cerimonia che per il quotidiano, e solo negli ultimi 3 mesi abbiamo iniziato il su misura anche da donna, oltre che da uomo, che l'abbiamo dal 1938. Quindi questa è un po' la nostra storia. Il nostro fiore all'occhiello è sempre stata la cerimonia, e la sfida che ha insegnato mio padre è proprio quella di coniugare la cerimonia con la quotidianità, quindi con l'abito quotidiano e con il calcio Monza, perché mio padre, giocando a calcio, mi ha trasmesso appunto la passione che unisce questi 3 mondi diversi, ma che si uniscono proprio nella passione. Che noi possiamo vedere in questo angolo, corner, come si dice in inglese, che è totalmente bianco-rosso e non solo, perché poi la maglia più venduta del Monza è la. È la maglia nera, che è questa, è la maglia nera, e in questa lotteria che oggi promuoveremo, promuoviamo promuoviamo come maglia, con la scritta, Colpani, con la scritta Colpani. Giocatore più rappresentativo quindi del Monza, ma non solo, potete trovare le maglie, ma ci sono altre cose, vediamo i panettoni, è vero che il periodo di Natale ormai Sì, è sta terminato, però ci sono i panettoni, insomma ci sono altre cose che sono interessanti, marchio Monza, quindi sì, grande ma per vicinanza. assurdo abbiamo venduto tante carte da gioco, i cappellini, le palline di Natale, delle maglie, dalle t-shirt, dalle polo, alle maglie del Monza. Quindi, e 2 anni fa, il corner del Monza ufficiale nasce 2 anni fa, e l'anno scorso abbiamo venduto, sono orgogliosa di dirlo, 1.000 maglie. Quindi venite da Andros ad acquistare non solo abiti da cerimonia, ma anche le maglie del Monza. Stefano, ti ridiamo la linea.